Hai appena comprato un ecoscandaglio, ma tu lo sai come funziona un ecoscandaglio? È in mano una scatola. Beh, io sono venuto al Salone Nautico Internazionale di Genova per raccontarti come funziona un ecoscandaglio. Sarà un percorso un pochino lungo, prenditi un sacchetto di popcorn e incominciamo a parlare di come funziona un ecoscandaglio. Ciao, io sono Stefano Adami e di lavoro faccio la guida di pesca sportiva. Ho un canale YouTube molto attivo, quindi se per caso stai guardando questo video e vedi il mio faccione per la prima volta, magari mettimi un like e iscriviti al canale. Vedrai, faccio tanti video molto interessanti inerenti alla nostra bellissima passione che è la pesca. Ma che cos'è un ecoscandaglio? Perché prima di iniziare dobbiamo capire che cos'è. L'ecoscandaglio è uno strumento che serve a chi naviga e soprattutto in questo caso a chi pesca per vedere quello che i nostri occhi non possono vedere perché ovviamente c'è l'acqua, quindi c'è un mezzo che non ci fa vedere attraverso. Per avere un'idea di quello che andremo a scoprire quest'oggi, dovete prima avere bene in mente che noi, quindi noi esseri umani, abbiamo una vista tridimensionale, quindi lavoriamo secondo tre assi, X, Y e Z per intenderci. Però il nostro povero ecoscandaglio non può farci vedere le cose tridimensionali e quindi ce le fa vedere in due dimensioni. Soltanto l'asse X e l'asse Y. Tra poco vi spiego cos'è l'asse X e cos'è l'asse Y. Un ecoscandaglio principalmente è uno strumento con una scheda madre, quindi un modulo, come se fosse, immaginatelo come se fosse un piccolo computer che tramite uno strumento che si chiama sonda, poi ce ne sono tantissime e se volete vi linko qua sopra e qua sotto in descrizione un po' di video che vi spiegano quali sonde scegliere in base alle vostre esigenze. Vabbè, facciamola molto semplice, la sonda invia un segnale che è un suono fondamentalmente, infatti si chiamano sounder in inglese, invia un segnale acustico che va a propagarsi nell'acqua, colpisce i bersagli e poi successivamente il fondo, quindi colpisce tutto quello che c'è tra la superficie, quindi tra l'posizionamento della sonda al fondale e il fondale, quindi l'eco di ritorno, viene ricaptato dalla sonda stessa. E viene reinterpretato dall'algoritmo del nostro strumento. Per spiegarvi semplicemente come funziona un ecoscandaglio, vi faccio un esempio molto, molto, molto basic. Sapete che il pipistrello vede molto poco? Come fa ad evitare gli oggetti, soprattutto al buio di notte? Beh, usa un ecoscandaglio. Quindi lui emette un suono, questo suono ritorna alle sue orecchie e lui interpreta, trasformando in spazio il suono. Ecco. Cercate di tenere a mente questa cosa che ci servirà poi successivamente quando vi spiegherò per bene come funziona. Una delle domande che mi fate più frequentemente, soprattutto quando vi porto a pescare in barca e guardate i miei ecoscandagli, ma me ne arrivano tante da tutti i social, è: Stefano, ma nello schermo, quando so che cosa c'è sotto la barca, che cosa non c'è sotto la barca? Lo vediamo con un esempio semplicissimo, attivando una funzione che in pochissimi usano. Io personalmente la uso poco perché ormai ho imparato a leggere l'ecoscandaglio in una certa maniera. Questa funzione si chiama Ascope. Se io vado ad attivare la Scope, vedrete che lateralmente mi dà una barra in tempo reale. La Scope ci fa vedere precisamente quello che c'è sotto la nostra imbarcazione, all'interno del cono che proietta la nostra sonda. Quindi, se volete sapere precisamente in tempo reale cosa c'è sotto la barca, potete utilizzare la scope, perché tutto quello che viene poi scritto nella scope diventa storia. Per riassumere, quello che è sotto la barca è quello che è all'estrema destra dell'ecoscandaglio. Poi piano piano l'immagine, che è un'immagine statica, non si modificherà più, a meno che non cambiate guadagni, filtri e cose varie, perché è retroattiva questa cosa sui filtri e sui guadagni. Però la storia che va verso sinistra è qualcosa che è già passato. Quindi, se noi passando trovassimo un sasso, mettendoci il dito sopra, potremmo andarci a prendere un waypoint e segnare più o meno precisamente dove questo sasso è collocato a livello GPS, quindi georeferenziato e localizzato. Ma ovviamente non pensiate che si possa fare con i pesci, perché? Perché i pesci innanzitutto hanno la coda e i pesci si muovono. Ci stiamo passando sopra con la barca e quindi li spaventiamo e li facciamo muovere, però
certe palle di foraggio, certi pesci sono tranquillamente rintracciabili con una funzione che si chiama trackback. Prima di andare avanti con il nostro discorso, vi devo spiegare una cosa molto importante, che è la teoria dei coni. Perché la nostra sonda invia un segnale, questo segnale si sviluppa nell'acqua proiettando un cono verso il fondo. Secondo gli standard, ovviamente poi ci sono delle cose un po' fuori standard, ma adesso parliamo di standard, vi devo dire una cosa molto importante riguardo le frequenze. Allora, segnatevi questa cosa, ve la scrivo anche in sovraimpressione. Più la frequenza della sonda, quello che emaniamo, è alto, faccio l'esempio 200, più il cono che questa frequenza proietta è stretto, meno penetra in profondità. Più la frequenza è bassa, quindi 50 per esempio, più il cono si allarga e più penetra in profondità. Questa è una cosa che vi dovete stampare in testa. Poi ovviamente ci sono delle eccezioni, perché esistono delle sonde con frequenze molto alte che hanno un angolo wide, ma di quello poi magari ne parliamo in un secondo momento. Calcolate anche questo: più in profondità si va, più il cono si allarga, più quello che state inquadrando sotto la vostra imbarcazione è ampio, quindi la porzione di fondale di mare che state scandagliando è ampia. Vi dico anche un'altra cosa: vi siete mai chiesti se avete utilizzato un ecoscandaglio o avete visto degli screenshot di ecoscandagli per quale motivo in superficie il nostro ecoscandaglio marca molti meno pesci che sul fondo? È semplice, sempre per quello che vi ho detto prima: il cono si allarga, quindi in alto ci saranno meno pesci, in basso inquadreremo con il nostro sonar più pesci, quindi sicuramente ci saranno sempre meno pesci in superficie piuttosto che sul fondo. È una questione di ampiezza del cono. Capiamo bene adesso le palette colori. Da 0 a 100 vi spiegherò tutto quello che c'è da sapere sulle palette colori. La prima cosa più importante da comprendere sul nostro ecoscandaglio è quello dell'intensità del segnale. Questa, attenzione ragazzi, perché è un concetto molto importante. I nostri bersagli, così come il fondo, suonano diversamente a seconda della massa che hanno. Quindi ricordatevi sempre che dovete imparare a conoscere molto bene la vostra paletta colori. Io su Lorenz utilizzo molto volentieri la paletta numero 12, che è una delle mie preferite. Perché? Perché comunque ha parecchi colori, e questi colori sono indicativi di una densità del segnale. Vi spiego che cos'è il colore rispetto alla densità. Allora, quando noi abbiamo il bianco, significa assenza di segnale, quindi assenza di rimbalzi. Poi c'è una scala di colori che dovete avere bene in mente. In questo caso, nella paletta numero 1, l'assenza di segnale è bianco, poi c'è il blu e l'azzurro, quindi colori più tenui sono bersagli meno densi, poi c'è il rosso e il segnale più duro è il giallo. Ok, quindi abbiamo bianco e blu, rosso e giallo. In questo caso questa paletta è composta di quattro colori e delle sue tra virgolette sfumature. Sempre basandoci sulle palette riusciremo a capire molte cose delle nostre marcature. Ora di archi poi parleremo successivamente, ma vi faccio vedere una cosa. Vedete questo archetto qua che è azzurro? È un archetto che sulla carta è pieno, ma non è proprio completo. Beh, qui presumiamo che chi ha registrato questa demo abbia montato bene le sonde, perché solitamente quando manca un pezzo di archetto significa che la sonda è inclinata male, ma di questo poi semmai ne parleremo in un altro video. Vedete che questa marcatura è blu e questa per esempio è rossa. Quindi che cosa ci potrebbe dire questa visione interpretata molto alla leggera? Che questo bersaglio è molto più denso di questo bersaglio. In realtà, ragazzi, questo è un piccolo misunderstanding, quindi una piccola confusione che si fa. Sì che questa marcatura rossa potrebbe essere più densa di questa marcatura azzurra, ma in realtà potrebbe anche essere che questa marcatura rossa è più al centro del nostro cono, e questa marcatura magari ha una biomassa uguale o se non maggiore, ma è più all'esterno del cono. Quindi ricordatevi sempre che il colore ci fa capire se sono al centro del cono o un po' più laterali rispetto al centro del nostro cono. Questa cosa, ragazzi, è importantissima, perché a volte vedete una marcatura, un arco enorme azzurro, e
quando l'arco è enorme ed è azzurro, potrebbe essere un bel pesce, ma non vi suona rosso perché è un po' più all'esterno del cono. È per questo che solitamente si lavora con due frequenze. Stefano, ma com'è che io non vedo gli archi come li vedi tu nel tuo ecoscandaglio? Beh, questa è una domanda che mi fate sempre. Visto che stiamo facendo proprio un excursus sugli ecoscandagli dalla A alla Z, adesso vediamo di analizzare bene come si formano, perché si formano e perché a volte gli archi non ci sono, ma si vedono dei lunghi serpentoni. Passiamo ora in modalità grafica per spiegare bene questo concetto fondamentale. Vediamo ora l'impulso che la sonda invia al fondale marino. Aspettate, manca qualche cosa. Mettiamo dei bersagli, o meglio, mettiamo i nostri amati pinnuti. L'ultrasuono emesso dal trasduttore incontra un bersaglio, in questo caso il nostro amico Gino il branzino, che farà rimbalzare una certa quantità di onde che torneranno al nostro strumento pronte per essere rappresentate graficamente. Ma come verrà rappresentato? Ti faccio un esempio. Immagina che l'uso dell'ecoscandaglio sia come una partita a freccette. E tu mi dirai, Stefano, ma cosa c'entrano le freccette? Mi spiego subito meglio. Immagina che ogni impulso che lo strumento invia sia come una freccetta che va a segno. Ogni impulso, ogni volta che andrà a colpire il nostro bersaglio, genererà un'onda di ritorno e comunicherà allo strumento, attenzione qui, la distanza a cui è andato a bersaglio. E quindi, a seconda della velocità a cui ci muoviamo noi, o si muove il pesce, o addirittura quanto è ampio il cono al momento dell'impatto con il bersaglio, potremo prendere il pesce con una o più freccette, che però risulteranno a distanze diverse dal centro del cono. Quindi il pesce verrà rappresentato con una marcatura che rappresenta queste distanze. Questo fattore, unito anche alla presenza della vescica natatoria che contiene aria, quindi risuona in maniera diversa, fa sì che il nostro strumento disegni un arco. Se invece o siamo lenti oppure il nostro pesce è praticamente fermo all'interno del nostro cono, sicuramente colpiremo il pesce con più freccette, ma le distanze di queste freccette sono molto 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 vicine, quindi sono molto simili, e quindi niente arco, ma avremo una specie di serpentone. Spero che dopo questa grafica e questa spiegazione non ci sia più niente di non chiaro sulle rappresentazioni tramite archi. Ci sono i commenti se avete ancora qualche domanda. Dato il successo del video precedente sui calamari, ho deciso che anche in questo video, dove vi parlo di ecoscandagli, sarà il caso che vi faccia i miei famosi tre regali. Come funziona? Beh, è semplicissimo. Commentate questo video, perché verranno sorteggiati in automatico da un software tre commenti che vinceranno un'assistenza personalizzata con il sottoscritto. Vi faccio vedere una cosa molto importante: come distinguere le palle di pesce dalle strutture, perché spesso mi arrivano delle immagini e vedo che c'è un pochino di confusione. Allora, qual è la differenza reale tra palla di pesce e struttura? Beh, è la conformazione grafica del cappello della marcatura, perché un cappello molto omogeneo, tondo e ben delineato ci rappresenterà una palla di pesce, altrimenti un cappello frastagliato nella parte superiore ci individuerà una struttura. Perché? Perché ovviamente il nostro suono penetrerà la struttura e ci restituirà un qualcosa di più sfrastagliato. Questo, per esempio, e questo lo so perché c'è anche l'opzione downscan in questa demo, questo è un alberello e non è una palla di pesce. Quindi mi raccomando, gavitelli di reti, nasse e quant'altro non sono palle di pesce. Imparate a distinguere questa cosa. Guardate, si chiamano in inglese hedge, cioè gli angoli, gli spigoli. In natura spigoli a 90 gradi non esistono. La natura armonizza, non geometrizza. Il termocleno come si individua nell'ecoscandaglio e a che cosa serve? Quindi come si può utilizzare l'informazione del termocleno per pescare meglio? Lo vediamo ora. Che cos'è il termocleno? Ve lo spiego in un istante. Le acque del mare sono soggette a scambi di temperatura con l'ambiente esterno. In particolare, le acque superficiali sono riscaldate dal calore che arriva dalla superficie con i raggi solari.
L'acqua superficiale viene così riscaldata diminuendo la sua densità. La massa dell'acqua a temperatura maggiore galleggia sulla massa dell'acqua più fredda. Avviene così una netta separazione tra questi strati d'acqua che noi chiamiamo termoclino. Fatto importante da segnalare, sotto il termoclino la temperatura rimane costante e ovviamente più bassa. La repentina variazione di densità costituisce uno sbarramento per la diffusione dei nutrienti quando le acque più calde galleggiano sopra quelle fredde. Lo strato sottostante il termoclino, come abbiamo detto precedentemente, ha una temperatura che varia molto lentamente ed è caratterizzato nei mesi estivi, dove questo fenomeno è estremamente più marcato, da una scarsa ossigenazione, poiché rimane isolato dall'atmosfera per mezzo del termoclino stesso. Piccolo fatto curioso, sappiate che termoclino veniva utilizzato dai sottomarini tedeschi nella seconda guerra mondiale per evitare di essere individuati dal sonar, in quanto il termoclino si comporta come una barriera acustica. Infatti il suono prodotto sotto il termoclino rimbalza su di esso e praticamente diventa una superficie riflettente. Il consiglio che ti posso dare io è questo: impara a leggere il termoclino e adatta a questo tutte le tue uscite di pesca. I pesci sono animali a sangue freddo ed assumono la stessa temperatura dell'ambiente nel quale vivono. Non potendo riscaldarsi come facciamo noi in maniera autonoma, devono assumere la temperatura corporea dell'acqua che li circonda, quindi abbassare il loro metabolismo se l'acqua è particolarmente fredda, ad esempio. Per questo motivo sarà più facile, soprattutto nei periodi estivi, trovare i pesci sulla quota del termoclino o appena sopra. Ma come si vede il termoclino con l'ecoscandaglio? Beh, semplicissimo, trattandosi di differenti densità d'acqua, il termoclino appare come una linea di demarcazione netta tra le due masse d'acqua. Oppure potrebbe anche essere che appaia come uno strato più spesso. E questo dipende dal periodo e da come si è rimescolata l'acqua con gli eventi atmosferici nel periodo in cui ci troviamo. Se non dovessi vedere il termoclino in modalità automatica, apparirà magicamente semplicemente aumentando leggermente la sensibilità dello strumento. Nota come negli esempi che ti sto mostrando, il pesce sembra stazionare nel termoclino, che praticamente è la fascia d'acqua che accende l'attività, sia perché è più calda, ricordati, abbiamo detto appena adesso che i pesci sono animali a sangue freddo che prendono la temperatura dell'acqua, sia perché attira il pesce foraggio, poiché all'interno del termoclino c'è tantissima sospensione e ovviamente dove c'è sospensione la sospensione è anche nutrienti, quindi va da sé che il termoclino è una cosa estremamente importante da analizzare ogni pescata. Più volte in video precedenti vi ho raccontato la storia del doppio fondo, adesso lo andiamo a analizzare più particolareggiatamente. Venite con me, entriamo nello schermo e vi spiego come funziona il trucco del doppio fondo. Immaginate di essere a 40 metri di profondità e di voler capire quanto sia duro il fondale sottostante. Provate a fare questo esperimento. Mettete in manuale la profondità e raddoppiate il valore che lo strumento vi dà in automatico. In questo caso passiamo da 50 metri di fondo scala a 100 metri, quindi raddoppiamo. E guardate che cosa succede. Appare magicamente un secondo segnale di fondale al doppio del valore della profondità reale. La distanza, lo spessore e la conformazione del secondo fondale ci faranno intuire la durezza e spesso la composizione del fondale effettivo. Nell'esempio che vi mostro abbiamo tre intensità del doppio fondale differenti che ci vanno ad individuare tre fondali differenti. Il primo fondale che andremo ad individuare è un fondale morbido e sabbioso. Il secondo fondo, che vedete qua, è decisamente più duro e compatto. Ma guardate ora, se zoomo sulla linea di fondo, guardate bene. Poi ne parliamo tra un istante. Il terzo fondo che vediamo adesso è estremamente duro e roccioso. Però anche qua andiamo a zoomare e ragioniamo. Io vi ho raccontato, più che altro per didattica, del trucchetto del doppio fondo, ma per non diventare matti ogni volta vi consiglio di usare lo strumento impostato così come faccio io. Adesso vi spiego. Quando lavorate sul fondo impostate uno zoom nelle impostazioni dell'ecoscandaglio e concentrate il vostro sguardo sulla linea grafica che rappresenta la batimetrica di fondo. Guardate come in questo esempio, senza zoom difficilmente avrei potuto vedere
vedere quel micro dislivello che vedete circolettato adesso. E sarebbe stato anche un vero peccato, perché delimita un avvallamento nella sabbia che è sempre pieno di calamari. Quindi insomma aguzzate la vista, cercate di riconoscere il fondo semplicemente zoomandolo. Vedrete che se guardate la continuità della linea batimetrica del fondo capirete quasi tutto. Ci vuole solo un po' di pazienza e di abitudine. Spero che con questo video tu abbia capito molto di più di come funziona e di come si utilizza un ecoscandaglio. Quindi se questo video ti è stato utile, mi raccomando, io adesso ho bisogno di te, ho bisogno veramente di 3 secondi del tuo tempo, che per te non sono nulla ma per me sono importantissimi. Se questo video ti è piaciuto, un like qua sotto è importantissimo, ma la cosa più importante che puoi fare per me quest'oggi è quella di condividere questo video con tutte le persone che sai che utilizzano un ecoscandaglio o che vorrebbero imparare a utilizzare un ecoscandaglio. Se non sei ancora iscritto al canale, mi raccomando, qua sotto c'è il pulsante iscriviti, schiaccia iscriviti, schiaccia la campanella, così rimarrai sempre aggiornato quando usciranno i miei nuovi video. Come avete notato, io ho iniziato un video al Salone Nautico di Genova e lo chiudo nella meravigliosa cornice di Palau, quindi potete immaginare quanto lavoro ci sia stato dietro. Mi raccomando, i like. Io adesso con tutto il materiale che ho registrato mi chiudo nel Bugigattolo Studios a montare il video per voi. Voi nel frattempo andate a pescare, andate a pescare, andate a pescare. Alla prossima, ciao!